Benvenuti su Ultima Ora News. Nel video di oggi vi sveleremo tutto ciò che c'è da sapere sulla futura moglie di Gianluca Ginoble. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Il trio Il Volo, noto per il suo successo internazionale, ha sempre mantenuto una discrezione sulla vita sentimentale dei suoi membri, nonostante le pressioni del gossip. Recentemente, si sono diffuse voci su un possibile scioglimento del gruppo e su un cambio di carriera di Gianluca Ginoble verso il cinema, grazie alla relazione con Eleonora Venturini Storaro, stilista e nipote del direttore di fotografia Vittorio Storaro. Tuttavia, i membri del Volo hanno smentito queste voci, confermando il loro impegno in un tour internazionale che li porterà anche in Asia. Gianluca Ginoble è felicemente fidanzato da quasi 2 anni con Eleonora, di cui si dichiara profondamente innamorato. Eleonora Venturini Storaro ha studiato fashion e costume presso l'Università La Sapienza di Roma e fashion e design presso l'Istituto Marangoni di Milano. Ha un forte legame con suo nonno, Vittorio Storaro, e spesso condivide sui social foto di eventi cinematografici a cui hanno partecipato insieme, come la Mostra del Cinema di Venezia. Gli esperti di gossip ritengono che Gianluca e Eleonora potrebbero sposarsi presto, in attesa solo delle conferme ufficiali. Nonostante le speculazioni, non ci sono dichiarazioni dirette dei protagonisti nel testo fornito che confermino esplicitamente il matrimonio. La storia d'amore tra il cantante e la stilista sembra essere un pilastro forte nella vita di Ginoble, mescolando il mondo della musica con quello della moda e del cinema. Nonostante le voci e le speculazioni, la vita privata e le scelte professionali dei membri del Volo rimangano una questione personale, con un futuro artistico ancora pieno di impegni e progetti condivisi. E tu cosa ne pensi della storia d'amore tra Gianluca ed Eleonora? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.